Mobilità di Marca si presenta alla prova della Dunata degli Alpini con un asso nella manica. È stata inaugurata infatti a Piazzale Duca d'Aosta la nuova sala controllo esercizio, dotata delle tecnologie di ultima generazione, per il controllo satellitare del 90% della flotta in esercizio. Questa sala controllo esercizio è composta innanzitutto da dei monitor e permette di visualizzare tutta quella che è la nostra flotta sull'estro urbano, quindi su tutto quello che è la provincia di Treviso, con delle estensioni anche dove abbiamo il servizio, più il focus sulla parte urbana. Quindi permette in tempo reale di monitorare il veicolo, sia in termini di posizione, in termini di fermata, di anticipo, di normalità o di ritardo della corsa. Un investimento da 20.000 euro per il monitoraggio in real time di oltre 300 mezzi della flotta MOM, grazie a delle scatole nere installate all'interno degli autobus che permettono l'acquisizione in Wi-Fi delle principali informazioni di esercizio del trasporto pubblico locale. Per i clienti MOM significa o attraverso il nostro sito vedere se ci sono dei problemi sulla linea, oppure con i pannelli di infomobilità in città, ma adesso le estenderemo anche fuori dalla città, quindi su tutto il territorio della Marca Trevigiana, di sapere se l'autobus o il pullman è in orario oppure porta dei ritardi perché ci sono stati dei problemi in linea. L'infomobilità sarà sicuramente una sfida importante per MOM. L'abbiamo testata nel servizio urbano a Treviso. Avete visto alcune pelline intelligenti con in LED luminosi. È nostra intenzione espanderlo a tutto il territorio della provincia di Treviso, a tutto il servizio di MOM, e questo sarà sicuramente un aspetto importante di informazione all'utenza. Non solo geolocalizzazione dei bus, ma anche di tutti i mezzi di servizio MOM e anche del personale accertatore con funzioni antiaggressione. Con la nuova sala controllo esercizio, l'azienda unica dei trasporti della provincia di Treviso porta a compimento un percorso di 3 anni di investimenti stimabili in circa 200.000 euro e inaugura così una nuova era tecnologica del trasporto locale che avrà il suo battesimo in occasione della 90ª Dunata Nazionale degli Alpini. Io devo ringraziare soprattutto gli operativi, gli autisti, quelli che saranno a contatto con la Dunata, con gli Alpini, perché stanno facendo uno sforzo notevole. Non saranno pochi disagi, noi abbiamo fatto il massimo di quello che si poteva fare, abbiamo impiegato tutti i mezzi, tutti gli uomini, abbiamo delle oggettive difficoltà di strade, di trasporto, però stiamo tentando di eliminare anche con la sala controllo esercizio questi disservizi che sicuramente succederanno.